Ciao ragazzi e benvenuti su Fuoriporta TV. Oggi vi portiamo al Colle della Battagliola. Il giro che vi proponiamo oggi parte da Casteldelfino, in Valle Varaita, ed esattamente al tornante proprio sopra il paese, dove troviamo un grande parcheggio nel quale lasciare la macchina. Da qui prendiamo in direzione Bellino e iniziamo a pedalare su asfalto. Attraversiamo da subito alcune borgate, nelle quali troviamo delle fontane alle quali riempire le borracce. La strada prosegue per poco più di 5 km, dove troviamo il primo tornante verso destra. Proseguiamo per altri 300 metri, passando di fianco ad un pilone, e arrivati al secondo tornante, questa volta verso sinistra, noi imbocchiamo la strada sterrata seguendo l'indicazione Battagliola. Da qui continuiamo fino al colle su una strada larga e sterrata, senza particolari rampe o difficoltà. Questo giro infatti è percorribile tranquillamente anche in sella delle e-bike, come stiamo facendo proprio noi oggi in sella delle Trek Powerfly che ci ha prestato gentilmente Cicli Mattio di Piasco. Quindi praticamente noi non facciamo sforzo e semplicemente ci godiamo tutto il panorama. We are just dreamers. Quando siamo ormai sotto la cresta, percorriamo l'unico tratto un po' più ripido e spaccato che termina con l'unico bivio di questa strada sterrata. Noi svoltiamo a sinistra e subito la strada spiana. Davanti a noi, in pochi minuti, raggiungiamo la palina del Colle della Battagliola e rifiatando, anche qui, ci godiamo il panorama. Love may change, but time will be the only thing you say. Blame yourself. There's no religion inside them. Partiamo dal Colle della Battagliola in questo primo tratto che è ripido, è il tratto più ripido di tutta la discesa, qualche piccolo scalino, ma in realtà il grip è ottimo, c'è molta terra e dura veramente molto poco. Finito questo, entriamo in questo traverso verso sinistra, un po' di contropendenza, quindi eventualmente non prendere troppa velocità. Brevissimo tratto, difficile da pedalare, possiamo scendere, spingere per qualche metro. Qualche metro significa veramente 2 o 3 metri. Da qui, se rivolgiamo lo sguardo verso destra, vediamo già sotto di noi il lago di Pontechianale. Ci raccomandiamo sempre di prestare massima attenzione quando vediamo della gente a piedi, quindi ciao. Altro breve tratto in salita per arrivare a questo partino Belvedere, dove si apre la vista su Pontechianale, Castello, tutto il vallone del Colle dell'Agnello e tutti i 3.000 qui attorno. Ricominciamo la discesa sull'unico sentiero. Comincia qui una lunga serie di tornantini. L'esposizione diminuisce, quasi scompare, ma aumenta di molto la pendenza. Bello, eh? Il sentiero prosegue senza particolari difficoltà, anzi è pressappoco quel che si dice un biliardo. Qui a rendere il sentiero molto divertente troviamo sovente delle radici. E inoltre, in alcuni tratti, troviamo più linee di discesa, il sentiero si divide. La pendenza rimane sempre molto sostenuta, per cui se da una parte è molto divertente, dall'altra perdiamo quota molto velocemente, quindi la discesa non dura molto. Arriviamo così ad incrociare il torrente poco sopra il campeggio.
dopo aver attraversato il torrente, questo prato ormai sopra Ponte Chianale, ed arriviamo così sulla strada che costeggia il lago di Ponte Chianale. Svoltiamo a destra. Wow, bellissimo! Inutile dire che in questo tratto bisogna porre moltissima attenzione a tutta la gente a piedi, famiglie che passeggiano. Bellissima questa strada, ogni tanto qualche scorcio che si apre sul lago. E arriviamo così all'anfiteatro, dove d'inverno si formano delle cascate di ghiaccio, meta di scalatori. Proseguiamo comunque dritto, sempre sulla strada, ed arriviamo in qualche centinaio di metri sul muretto della diga di Ponte Chianale. Arriviamo così sul muro della diga, lo oltrepassiamo, entriamo in frazione Castello e saliamo per qualche metro su asfalto. Proprio appena scollinati, sulla destra, tacche bianche e rosse, e noi svoltiamo a destra. Subito a sinistra, riprendiamo il sentiero. Questo sentiero ci permette di evitare la strada asfaltata che scende da Ponte Chianale a Castel Delfino, anche se per una ventina di metri davanti al rifugio Alevè risaliamo su asfalto, ma scendiamo subito a destra in prossimità di questi cartelli. Qui oltrepassiamo su un ponte di legno il torrente, ci spostiamo sull'altro lato, proviamo poi a percorrere un tratto un po' più spaccato, dove ci viene anche da andare un po' più forte. Di nuovo attraversiamo il fiume. Appena il tratto spaccato finisce, ci troviamo nuovamente al tornante nel quale avevamo lasciato la macchina. Attenzione, perché siamo su strada. E voilà, siamo di nuovo al parcheggio. Grazie per averci seguiti. Iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati su video trail guide. Ciao ragazzi, alla prossima! Dragon.